In primo piano la Grotta Rossa non vuole il campo nomadi, seccono dei residenti alla realizzazione delle microaree per accogliere Rom e Sinti. Nella zona dicono ci sono problemi più importanti. In cronaca, è ricoverato in gravi condizioni al Bufalini di Cesena una ciclista trentenne di nazionalità romena che ieri sera a Rimini si è scontrato a Marina Centro con un camioncino. Domani prende il via in fiera a Rimini la 37esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli. Ad inaugurare la kermesse sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ce ne occuperemo nel nostro approfondimento. Lo sport, baseball, Rimini rimane in vita nella serie Scudetto battendo ieri sera nettamente in gara 5 l'Unipolzai Bologna per 8-2. Sabato si torna sul Diamante Emiliano. Ben ritrovati con la nostra informazione, questi dunque i titoli. In apertura stasera torniamo ad occuparci di campi nomadi, lo abbiamo già fatto scorse settimane in merito all'iniziativa della giunta comunale riminese di aprire due nuovi campi in città. Ebbene, la Grotta Rossa non vuole il campo nomadi, c'è un secco no dei residenti alla realizzazione delle micro aree per accogliere Rom e Sinti. Ieri sera c'è stato un affollato incontro alla Grotta Rossa, nella zona dicono i residenti ci sono problemi più importanti. Il nostro primo piano di stasera. Non ne vogliono sapere la Grotta Rossa del nuovo campo nomadi, semmai prima si risolvano i tanti problemi di cui soffre da anni quell'area. Oltre 300 persone hanno approvato e sottoscritto in un incontro ieri sera un documento da presentare all'amministrazione comunale dove si ribadisce il deciso no alla creazione della microarea per Rom e Sinti, sottolineando al contempo che la zona ha bisogno di interventi più puntuali da parte di Palazzo Garampi per numerosi problemi che da tempo sono segnalati dai residenti. Ancora una volta, spiegano nel documento quelli della Grotta Rossa, dobbiamo ricordare i problemi della zona, dalla mancanza di percorsi ciclabili a norma che permettano ai residenti di superare la statale 16 e l'autostrada 14 per raggiungere i servizi non solo in auto, alla viabilità pericolosa sia all'interno del cuore della Grotta Rossa che lungo le arterie che hanno diviso il quartiere. Manca poi il verde pubblico, non ci sono aree attrezzate per bambini e anziani, spazi per attività sportive. A tutto questo si aggiunge la proposta dell'amministrazione comunale appena rieletta di un ulteriore insediamento di Rom Sinti in via della Lontra. L'emergenza nomadi riguarda tutta la città, si legge nel documento, ma vogliamo ricordare che il quartiere Grotta Rossa ospita già un insediamento di Giostrai in via Pomposa ben integrato, un insediamento di ex Giostrai sulla superstrada per San Marino vicino al semaforo della Grotta Rossa. Queste di fatto sono già micro aree come prevede la legge regionale 2015. L'altro campo nomadi è previsto in via Maceri che è molto vicino alla Grotta Rossa. Questi nuovi insediamenti che saranno recintati sono inseriti all'interno di terreni molto più grandi che potrebbero essere utilizzati per affrontare le emergenze come succede in tante città italiane. Ciò non farebbe altro che trasferire il problema da via Islanda alla Grotta Rossa. Inoltre il terreno in via della Lontra, all'interno del quale l'amministrazione riminese ha pensato di situare il microcampo nomadi, è un'area comunale destinata a progetti orti per anziani mai realizzati. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie che unite alla passione, l'esperienza e l'amore danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Oltre un secolo è passato dalla fondazione. Tanti cambiamenti sono avvenuti da quel 25 marzo 1911 ad oggi. Ma il suo spirito, una banca fatta dalla gente comune per la gente comune, è sempre lo stesso. Attento alla collettività e presente nel sociale. Banca di credito cooperativo di Gradara, per lo sviluppo locale. La banca di casa tua. La cronaca, è ricoverato in gravi condizioni un ciclista trentenne di nazionalità romena rimasto coinvolto in un incidente stradale nella prima serata di ieri a Rimini, senso che si è verificato verso le 19.45 a Marina Centro, l'incrocio tra Viale Trieste e via Giosuè Bonci. Dai primi riscontri sembra che il ciclista sia sbucato all'improvviso da via Bonci per immettersi in Viale Trieste, dove in quel momento stava arrivando un furgone frigorifero. L'autista si è ritrovato di fronte il trentenne
ventenne, nonostante una disperata frenata, non è riuscito ad evitarlo, centrandolo in pieno e scaraventandolo sull'asfalto. All'incrocio sono intervenuti i mezzi del 118 con i sanitari che hanno prestato i primi soccorsi al ferito. Dopo averlo stabilizzato, date le sue condizioni particolarmente gravi, è stato deciso il trasferimento al Bufalini Cesena con il codice di massima gravità. Ancora la cronaca, vita spezzata da una tragica fatalità, un pensionato forlivese di 82 anni è morto per i traumi riportati da una caduta di oltre 2 metri da un albero. Il dramma si è consumato stamane intorno alle 8 in via Para, nel giardino di casa. La vittima stava raccogliendo alcuni fichi quando, per caos, in fase di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di San Martino in strada, ha perso l'uomo l'equilibrio, rovinando pesantemente al suolo. L'anziano è stato soccorso dai sanitari 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, non potendo fare altro che constatarne il decesso. Voltiamo adesso decisamente pagina, torniamo ad occuparci di turismo. Insomma, sono i numeri, i dati o, se volete, anche i commenti del dopo Ferragosto, un periodo particolarmente positivo per la Riviera Romagnola, per Rimini nella fattispecie. Ottimi numeri, buone possibilità naturalmente anche per la prossima settimana, e su settembre c'è naturalmente un punto interrogativo. Allora sentiamo il giudizio della presidente degli albergatori riminesi, Patrizia Rinaldis. È un Ferragosto destinato a continuare nelle prenotazioni, negli alberghi sold out, nella voglia di fare vacanze, Riviera almeno fino al termine della settimana, complice quel clima di festa diffuso su tutta la costa, da sempre nel solco della tradizionale ospitalità romagnola e che contraddistingue Rimini nel mondo, anche se si conferma la tendenza al mordi e fuggi. Sì, è vero, una tendenza alle vacanze più brevi, però anche è vero che maggiore persone vengono sul nostro territorio, quindi moltissime persone che non avevano mai visitato la Riviera, per noi è un segnale positivo, intanto perché colgono l'occasione per vedere le bellezze, ma soprattutto per ritornare e avere un'idea positiva del territorio. Più in generale, non è stato un buon avvio di stagione? Un inizio abbastanza difficoltoso, però è vero che fino adesso gli alberghi stanno andando molto bene e soprattutto rispetto agli altri anni, tantissime richieste all'ultimo momento, moltissimi passaggi che non vedevamo da moltissimi anni e tantissime richieste anche di stranieri. Secondo me è un messaggio positivo, forse dipende anche da quella che è la situazione legata comunque all'Europa, però molto molto movimento che probabilmente fino alla fine del meeting dovrebbe essere positivo. Ora restano le incognite sull'ultima parte di stagione. Settembre purtroppo lo viviamo un pochino strada facendo, vediamo che la gente aspetta come saranno le previsioni del tempo, la tendenza alla prenotazione all'ultimo momento è quella che comunque sta facendo tendenza in questi ultimi anni. E restiamo in tema di turismo perché ci trasferiamo da Rimini, andiamo a Riccione, dove i numeri anche in questo caso a luglio sono estremamente positivi, dati provvisori pubblicati dal servizio statistica della regione indubbiamente sono buoni e fanno presagire un agosto altrettanto positivo in termini di arrivi. Riccione fa registrare un più 6,5%, supportato dal segno più anche per le presenze, siamo intorno al 2%, un dato che quello dei pernottamenti è sempre significativo, soprattutto in questi anni dove spesso si evidenzia nella permanenza media una contrazione a fronte di chi racconta quasi quotidianamente di una regione deserta. Il commento di Claudio Montanari, assessore al turismo della Perla Verde, al di là delle foto di piazze e viali pieni e vuoti, rispondono dovunque i numeri con 163.896 persone arrivate nel mese di luglio, pari a 904.669 notti trascorse in città l'estate 2016. Il commento dell'assessore Montanari, sicuramente un'estate più difficile di quello che ci si aspettava, ma Riccione sta consolidando i risultati raccolti lo scorso anno anche grazie, lo ribadisco, ad una programmazione degli eventi promossa con anticipo e a proposte, conclude Montanari, di intrattenimento attrattive e uniche. Ucciso dal batterio della legionella, torniamo in cronaca, la vittima è un pensionato 65enne di Castel Bolognese, Danilo Bassetti. Il suo cuore si è spento nella notte di lunedì all'ospedale di Faenza, dove si trovava ricoverato da Ferragosto in seguito all'aggravarsi delle condizioni di salute con febbre alta. Secondo gli accertamenti svolti dai medici, la morte del castellano è stata causata dal legionellosi contratta presumibilmente mentre stava trascorrendo le vacanze in montagna sulle Dolomiti insieme alla moglie
ed amici in camper. Lunedì scorso Bassetti è tornato in Romagna con la moglie a causa della febbre molto alta, portato all'ospedale sottoposto alle prime terapie del caso. La situazione si è aggravata fino al decesso. Oggi si sono svolti i funerali dell'uomo nella chiesa di San Petronio. Con la nostra informazione andiamo adesso in regione a Bologna e rimaniamo in qualche maniera in tema, perché parliamo proprio di campagna per sensibilizzare i cittadini sulle strategie di difesa dalla zanzara tigre e dagli altri insetti pericolosi per la salute in Emilia-Romagna. Una campagna lanciata nei giorni scorsi da Viale Aldo Moro, della quale ci parla adesso nel contributo l'assessore regionale alla salute Sergio Venturi. Le punture di zanzare tigre, zanzare comuni e papataci possono trasmettere virus e parassiti responsabili di malattie anche gravi. Proteggi te e i tuoi familiari. Previeni la diffusione di questi insetti. Siamo partiti con la campagna di informazione sulla zanzara tigre. Quest'anno il clima ci ha aiutato finora a tenere una bassa concentrazione. Anche i controlli che stiamo facendo dimostrano che la popolazione è ancora ridotta rispetto agli altri anni. Però l'estate arriva. Bisogna fare particolare attenzione nei comportamenti, specialmente quelli individuali e quindi nei giardini. Insomma, ognuno di noi sa cosa non deve fare per favorire la diffusione della zanzara. La zanzara porta soprattutto danni alle persone più fragili, che sono gli anziani e anche le donne in gravidanza con il virus Zika. E quindi in particolare bisogna che facciamo attenzione se ci rechiamo per dei viaggi di turismo in zone a rischio come il centro Sud America ad adottare dei comportamenti che siano rispettosi del fatto che questa è una malattia che ha potenzialmente dei danni rilevanti. Quindi repellenti e attenzione a tutti i consigli di viaggio che sono presenti sia nel sito della regione che nel sito del Ministero della Salute. Sbalzate dall'abitacolo dopo un tremendo schianto in autostrada, tre feriti tra cui due bimbe di 1 e 2 anni, sono il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle prime luci dell'alba di oggi nel tratto accesate della 14. Una 23enne di nazionalità albanese residente nel Piacentino con la famiglia stava percorrendo la carreggiata sud al volante di una Ford Fiesta, un vecchio modello, quando giunta all'altezza del chilometro 107, siamo più o meno dopo il casello di Cesena, nel territorio di Gatteo, ha perso il controllo del mezzo volando lateralmente 30 metri oltre l'autostrada in mezzo ad una piantagione di alberi da frutta. A causa del tremendo impatto, madre e figlio sono state scagliate fuori dall'autovettura finendo tra le piante, restando feriti in modo grave. Adesso continuiamo ad occuparci di cronaca e lo facciamo con le nostre pillole il resto della giornata. Si erano presentate al Simple di Cattolica ieri pomeriggio iniziando a girare per gli scaffali, ma invece di mettere la merce nel carrello e passare dalla cassa hanno insaccato le confezioni nelle loro borse cercando di non pagare. Le manovre di due donne romene, entrambe regolari in Italia con un lavoro come camerieri in un albergo della Regina, non sono passate inosservate al personale del negozio che le ha bloccate e chiamato i carabinieri. I militari dell'arma hanno perquisito le straniere trovando loro addosso creme antirughe, cosmetici, snack, tutti rimossi dalle loro confezioni originali per un valore complessivo di circa 200 euro. È stato identificato l'uomo che giovedì scorso è morto al Conad City di via Gaspare Finali a Cesena in seguito ad un improvviso malore. Si tratta di Fiorenzo Del Vecchio, 61 anni, residente in città. Non era un senza fissa dimora, ma viveva da solo e conduceva una vita riservata. Aveva contatti con i due fratelli. Uno non vive in città per motivi di lavoro, mentre l'altro era in vacanza dall'11 agosto. È stato proprio quest'ultimo di ritorno in città a sporgere denuncia di scomparsa dopo aver tentato più volte invano di contattarlo telefonicamente senza rintracciarlo in casa. Il nipote sabato scorso aveva provato anche ad inviargli una mail, ovviamente senza ricevere risposta. Gli agenti del locale commissariato di polizia, attraverso il riconoscimento fotografico, hanno appurato che l'uomo, ricercato dal familiare, era il 61enne stroncato da un malore. È ricoverato in gravi condizioni al Bufalini di Cesena dopo un incidente con la bici da corsa. Si tratta di un 60enne di Lugo che aveva approfittato della mattinata di sole per fare un giro in aperta campagna. Il fatto è accaduto a Barbiano. Il malcapitato stava percorrendo vie Caduti della Libertà in direzione di Solarolo quando è stato colpito da una Ford Focus condotta da un uomo della zona. A seguito dell'impatto il ciclista è rovinato sull'asfalto riportando un trauma cranico nonostante indossasse regolarmente il caschetto. L'elicottero lo ha poi trasportato al trauma center dell'ospedale di Cesena.
Domani prende il via in fiera a Rimini la 37esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. Ad inaugurare la kermesse quest'anno sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Cerchiamo di fare un po' il punto nel nostro servizio, il nostro approfondimento che va un po' a scavare nei numeri e nei dati, ma anche in ciò che si potrà vedere in fiera a partire proprio da domani. La 37esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli è pronta a salpare in fiera a Rimini, proponendo quest'anno 106 incontri, 18 esposizioni, sommando le 7 mostre del meeting, le 10 proposte di esperienze e percorsi e What's Human About Technology, 14 spettacoli e 22 manifestazioni sportive. 271 sono i relatori che interverranno agli incontri. Si comincia venerdì mattina alle 11.45 con l'intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oggi è la giornata dell'attesa. La giornata per me molto più emozionante, forse anche delle altre, perché arrivano i volontari. Arrivano i volontari vuol dire arriva l'anima del meeting, quelli che documentano con la loro presenza e con la gratuità del loro lavoro che veramente l'altro è un bene per me. Domani grande inaugurazione con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'Italia ha 70 anni, il Presidente inaugurerà anche la mostra che il meeting dedica a questi 70 anni di Repubblica. Siamo estremamente grati e onorati di questa visita e di questo grandissimo contributo che il Presidente ci porterà. Il meeting vuole centrare la cosa, potremmo dire, più realistica e più umana che ci sia, cioè riconoscere che l'altro è un bene, in un contesto che dice esattamente il contrario a tutti i livelli. Rimarca la logica della collaborazione o, come dicono al meeting, del fare con il direttore Sandro Ricci alla vigilia dell'edizione 2016. La partenza del meeting quest'anno sarà molto forte, il programma è molto intenso, ma il 19, oltre alla presenza del Presidente, avremo i primi grandi incontri di presentazione anche delle mostre e poi lo spettacolo inaugurale Un solo canto, che è un primo esempio di come l'integrazione fra culture diverse possa generare la possibilità di una convivenza forte fra le persone. È un tema che verrà affrontato al meeting attraverso la mostra sugli immigrati e anche attraverso altri incontri. E poi il meeting si svolgerà ogni giorno con un programma molto intenso che vedrà tutti i giorni sui palchi persone che verranno a testimoniare come per loro, nella loro vita, che cosa vuol dire tu sei un bene per me. Questo è il grande tema che abbiamo lanciato quest'anno, una provocazione proprio nel momento in cui nel mondo ci sono grandi contraddizioni e grandi tensioni. Vogliamo veramente vedere dove si costruisce anche una convivenza reale, interessante e pacifica fra le persone. Parliamo adesso di lieti eventi in termini naturalmente di animali, perché a Oltremare di Riccione è un anno davvero di nascite, quello che stiamo vivendo dopo l'arrivo di due cicognini nella zona del Delta e di un capretto in fattoria, ve ne abbiamo dato anche conto nel nostro telegiornale i giorni scorsi, a Pianeta Mare. Dopo 9 mesi di gestazione è nato un piccolo squalo della specie Sciorinus stellaris, più comunemente conosciuto come squalo gattopardo. Nelle vasche nursery poco distanti, la Laguna dei Delfini, sono state deposte alcuni mesi fa delle uova nella forma particolare conosciuta come borsellino della sirena. Nel caso del piccolo gattopardo di Oltremare, l'embrione è cresciuto per 9 mesi nelle vasche della baia degli squali in Pianeta Mare, l'area nursery sotto la cura quotidiana dello staff di appunto acquaristi del parco. Alla schiusa il piccolo misurava già 10 cm ed era pronto a cacciare. Gattopardo è diffuso nel Mediterraneo centro-occidentale, nonché nelle acque costiere dell'Oceano Atlantico orientale, dalla Guinea fino al Mare del Nord. Abita fondali rocciosi, foreste di alghe e zone coralline, mantenendosi tra i 2 e i 125 metri di profondità. Il parco Oltremare di Riccione ospita ben 20 esemplari di squalo gattopardo. E adesso lo sport, il baseball. Rimini rimane in vita nella serie scudetto, battendo nettamente ieri sera gara 5 l'Unipolsai Bologna per 8-2. Sugli scudi la prestazione nel box di battuta dell'uomo più atteso, stiamo parlando della prima base venezuelano Maiora, che al sesto ha colpito il fuoricampo del pareggio, mentre al settimo ha realizzato un grande slam che ha permesso ai suoi di aggiudicarsi questa
gara fondamentale. L'unica nota stonata della serata è stato l'infortunio corso a Corradini nel corso della sesta ripresa. Molto bene Rivera, che ha conquistato la sua prima vittoria in una finale scudetto. Le Italian Baseball Series si trasferiranno adesso nuovamente in Emilia, allo stadio Falchi, dove sabato si giocherà gara 6 e avrà il secondo match point a scudetti in favore della formazione bolognese. Nel dopogara, allora, andiamo proprio a sentire le parole di Yommel Rivera. È andata bene così, oggi siamo riusciti a fare i punti che non siamo riusciti a fare ieri, dai. Noi, fino a che c'è possibilità, noi ci saremo sempre con l'aggressività, come te l'ho detto, e oggi davvero mi è dispiaciuto per Corradini, perché era il lanciatore che mi stava facendo più meglio di tutti la squadra che aveva tenuto loro, però è uscito anche dopo un Yommel Rivera che hanno visto dopo che quello che ha fatto. È lo importante della squadra, che se sta uno facendo bene, uno sta facendo male, sale un campione. Oggi ha venuto fuori Maiora, spero che continui questa esplosività di lui, che lo aspettava di un sacco, e spero che questo influisca nella prossima partita. Non c'è altro con la nostra informazione, mi fermo qua, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che potete continuare a vederci in diretta streaming 24 ore su 24, tutte le produzioni della rete, tutte quante, l'edizione nostra del giornale, l'indirizzo telemini.it, sul quale ogni giorno potete trovare anche le principali notizie della giornata. Io mi fermo qua, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima edizione del telegiornale. Arrivederci.